Ha compiuto 10 anni il progetto di filiera che ha portato ad avere la polvere di latte 100% made in Piemonte grazie alla sinergia tra Coldiretti Piemonte e Comprallatte in Alpi e Ferrero. Le 10 candeline sono state celebrate all'Hotel Eneache a Torino Centro durante l'evento Polvere di Latte, esperienze di futuro verso il 2030, che ha visto partecipare il presidente di Inalpi Ambrogio Invernizzi, il presidente di Comprallatte Raffaele Tortalla, il presidente di Coldiretti Piemonte Roberto Moncalvo e il delegato confederale di Coldiretti Piemonte Bruno Rivarossa. È stata l'occasione anche di premiare attraverso un'opera ideata dall'artista Ugo Nespolo Enrico Scimone, responsabile acquisti latte per Ferrero S.p.A., che ha avuto un ruolo di primo piano nella costruzione della filiera del latte piemontese, e Raffaele Tortalla, presidente di Comprallatte, in rappresentanza dei 250 allevatori della cooperativa, grazie ai quali vengono raccolti giornalmente 5.000 quintali di latte. L'accordo di filiera sul latte piemontese compie 10 anni, ma resta un progetto davvero innovativo ancora oggi. 10 anni di accordo Compral col Diretti in Alpi Ferrero all'insegna dell'innovazione. Grande innovazione 10 anni fa, assoluta attualità e innovazione anche oggi, perché il prezzo indicizzato, che è un meccanismo scientifico di calcolo del prezzo che tiene a riferimento anche dei costi di produzione, la scelta importante socialmente ed economicamente di retribuire il latte a tutte le aziende allo stesso modo, a prescindere dalla dimensione, ma usando come parametro solo la qualità e il rispetto di norme e di disciplinari importanti di produzione e di benessere animale. E poi il grande sostegno alla montagna attraverso questo percorso, che ci ha consentito di mantenere aperte aziende anche in aree svantaggiate che senza questo progetto avrebbero assolutamente chiuso. Quindi grande innovazione, grandi risultati economici, sociali e ambientali sul nostro territorio, ma uno schema di relazioni di filiera fra agricoltura e industria che è alla base dell'esperienza di Coldiretti sulla filiera agricola italiana, che oggi trova in Filiera Italia un grande luogo di confronto e dibattito fra le principali realtà dell'agroindustria italiana, per un fatturato ormai superiore ai 50 miliardi, e Coldiretti col sistema delle imprese che rappresenta. Un unico obiettivo: aumentare il reddito delle nostre imprese agricole in una prospettiva di lungo periodo, con impegni chiari che ci consentano nelle nostre imprese di investire sul lungo periodo sulla qualità, sulla tenuta dei nostri territori, generando nuova occupazione che è assolutamente necessaria in una regione in forte difficoltà rispetto alle altre del nord Italia come il Piemonte. Intanto, come è nata la filiera sulla polvere di latte piemontese? Ma è nata da una necessità, che era quella di uscire da un meccanismo anche di contrattualistica, di situazione di non valorizzazione del prodotto latte, che soprattutto 10-12 anni fa aveva dei momenti anche molto delicati e difficili. Noi avevamo bisogno di uscire da quello che era e in parte rimane un apartheid territoriale, dove si parte dal presupposto che il latte in Piemonte, anche facendo accordi su altre regioni, debba in qualche modo poi essere pagato di meno. Ed è stata una scommessa, credo, molto importante, lungimirante, ma che ha viaggiato decisamente sulle disponibilità e sulle attenzioni particolari degli uomini. Dietro alla polvere di latte piemontese non c'è soltanto la grande qualità sul mercato, ma anche tutta una serie di valori che si porta dietro. Ci sono dei valori straordinari, che sono quelli tradizionali delle nostre imprese, della capacità anche generazionale di tramandare un'attenzione, e credo soprattutto oggi un progetto che dà la possibilità, in termini di dignità assoluta, di parlare di economia etica. Credo che questo sia uno degli elementi fondamentali. Un progetto che auspichiamo non solo che continui, e questo sicuramente sarà così, ma anche che sia da modello per tante altre realtà dell'agroalimentare che potrebbero rilanciare il Piemonte passando dall'agricoltura. In un'ottica anche di agricoltura sostenibile, ambientalmente parlando. Assolutamente sì, anche di un'economia circolare. Presidente, per gli allevatori piemontesi, cuneesi e torinesi in particolare, davvero è stata una sfida vincente quella della polvere di latte. Una sfida partita con qualche difficoltà, ma poi rivelatasi un successo. Ma tornando indietro di 10 anni, effettivamente è proprio così. All'inizio si era titubanti e si era leggermente spaventati perché era un progetto nuovo. Dopo 10 anni possiamo dire che ci abbiamo preso, abbiamo avuto successo. Gli agricoli sono soddisfatti, abbiamo dato una mano anche alle aziende agricole a crescere, perché con la nostra filiera, la carta, sostenibilità, benessere animale, i nostri soci sono cresciuti molto, e questo è molto positivo. La cosa positiva è anche che c'è un bel gruppo. Allora,
in tutti i progetti contano le persone, la storia la fanno gli uomini e questo è, c'è un bel gruppo sia nel consiglio, sia nei tecnici, sia nei nostri associati. E il premio ricevuto oggi è senz'altro una chiara dimostrazione di questo successo. Sì, fa molto piacere perché il premio dato alla Compra al Latte lo metteremo nella sede nuova che inaugureremo a marzo, è una cosa molto, molto sentita e l'abbiamo ritirata anche un po' di commozione perché non credevamo neanche noi a quello che avevamo sempre riuscito a costruire. Oggi si è parlato di sostenibilità, ambiente, filiera, quella che facciamo noi, e l'altro giorno ho letto un articolo dove tutti i consumatori quando mangiano qualcosa devono dire grazie ai contadini perché tutto quello che si mangia è grazie agli agricoltori. Quella della polvere di latte è un'esperienza che guarda al futuro con entusiasmo. Quali sono i prossimi passi? I prossimi passi, ormai è tantissimo tempo che stiamo lavorando a un eventuale raddoppio della torre di polvere di latte, stiamo lavorando sia con diverse aziende italiane che con diverse multinazionali. Il problema è che vogliamo che sia mantenuto questo sistema, questo lavoro dove si fa a valore, dove è sempre basato su un prezzo indicizzato, perché non è tanto l'innovazione di fare polvere di latte, secondo me, quanto il rapporto che si è creato tra allevatori e impresa, questa comunità che si è costruita, dove insieme lavoriamo per creare maggior valore a questa filiera alpino-piemontese del latte. Esattamente questa esperienza che cosa ha significato per Inalpi? Per Inalpi ha significato un modo di imparare diverso. Devo dire che da Ferrero abbiamo imparato, abbiamo assorbito la loro filosofia della qualità, la loro filosofia sulla materia prima, perché quello che davvero è cambiato in questi 10 anni è il nostro modo di approcciarci verso la materia prima e verso il consumatore. La filosofia del signor Michele Ferrero del Sacco Conosciuto è stata la vera innovazione, infatti sempre di più anche sugli altri nostri prodotti, sulle fettine, sui formaggini e sul formaggio vogliamo diventare sempre più vicino all'allevatore e non comprare più semilavorati da altri, ma produrci noi semilavorati per i nostri prodotti che vanno anche al consumatore. La polvere di latte ha generato un'importante crescita per il latte piemontese, ma dimostra di essere un esempio virtuoso di filiera anche per altri comparti agricoli del Made in Italy, anzi del Made in Piemonte. Sì, è un comparto che ha fatto una storia di 10 anni, speriamo che ne faccia altrettanto con un ulteriore anche incremento e progettualità, però ovviamente in Piemonte ci sono anche altre filiere produttive come quelle degli evitati, dei prodotti da forno, delle bevande, dei succhi di frutta, delle nocciole, del vino, del riso e del comparto zootecnico. Quindi è necessario cercare di traslare questa positività e questo virtuosismo che si è generato ad esempio con il progetto della polvere di latte con un prezzo indicizzato, un prezzo oggettivo anche su tutti questi altri comparti dove ci sono delle quantità produttive importanti che possono generare delle trasformazioni agroindustriali altrettanto importanti e valorizzare il prodotto che viene coltivato sul nostro territorio piemontese. Qualche esempio di progetto in cantiere? Qualche progetto c'è sicuramente degli approcci con alcuni salumifici del Piemonte per cercare di valorizzare il suino piemontese e il prosciutto cotto che potrebbe generarsi su questa filiera, così come sulla carne bovina di razza piemontese per quanto riguarda la valorizzazione di una eventuale pasta ripiena con razza piemontese, ma anche su comparti più strutturati come quello frutticolo per la trasformazione dei succhi e delle puree in frutta made in Piemonte, ma anche ad esempio sul riso dove è necessario instaurare e andare a ricercare delle industrie, agroindustrie presenti sul nostro territorio che siano disponibili a valorizzare veramente gli 8 milioni di quintali di riso che viene prodotto annualmente nella nostra regione. Quali sono attualmente i numeri del latte in Piemonte anche generati dalla filiera con Compra al Latte? Allora, in Piemonte vengono annualmente prodotti 11 milioni di quintali, di questi 11 milioni il 20% è destinato alla produzione di polvere di latte. Ovviamente questo è stato un virtuosismo importante perché ha consentito una destinazione d'uso diverso del latte piemontese verso appunto questa produzione che è una commodity a livello mondiale. Attualmente il prezzo indicizzato è stato sicuramente l'elemento più determinante che in questi 10 anni ha
differenziato sostanzialmente questo progetto da tutti gli altri tipi di conferimenti, tutti gli altri tipi di prezzi fatti dai caseifici in media nel Piemonte per partite da 20 quintali. Ci sono stati in questi 10 anni, i numeri lo dicono, delle differenze sostanziali sia nei prezzi, ovviamente quello indicizzato o era uguale o era superiore al prezzo medio praticato dai caseifici piemontesi, ma soprattutto anche nella qualità. Ha generato un aumento del grasso e delle proteine, che sono i due valori principali del latte, perché appunto il grasso e le proteine con il prezzo indicizzato viene pagato ogni grammo di grasso e ogni grammo di proteine, e questo ha creato un virtuosismo sia per l'agroindustria che lo paga, ma anche per le imprese che lo producono e sono stimolate a produrre sempre meglio. Oggi sono stati assegnati 2 premi targati da un vero artista, Ugo Nespolo. Come è nata l'idea di creare queste vere e proprie opere d'arte? Ma in genere io collaboro con Inalpi, con Coldiretti, nel senso che abbiamo già messo insieme alcune imprese particolari, no, di comunicazione, eccetera. E come sono nati? È nata celebrando 2 personaggi molto importanti e creando degli oggetti che restano come una testimonianza di questi accordi magnifici, di questa filiera straordinaria, che è davvero un'eccellenza. Allora l'arte deve collaborare con queste cose, l'arte non può stare fuori e guardare il mondo come se fosse un oggetto estraneo. Quindi io ho sempre partecipato volentieri, rimesso insieme come facevano le avanguardie storiche, il lavoro artistico con il lavoro industriale. Questa è una magnifica occasione.